Ideato con l'obiettivo di assicurare una maggiore trasparenza sulle pratiche amministrative, il piano anticorruzione rischia di rivelarsi un boomerang per la regione. Già perché la roadmap stabilita dai responsabili del programma sta facendo registrare notevoli ritardi. Le maggiori criticità si registrano soprattutto sul fronte della rotazione di dirigenti, funzionari e personale di front office, ovvero a diretto contatto con il pubblico, che hanno maturato un'anzianità di servizio di 8 anni nello stesso ufficio. Tra le stanze della cittadella, infatti, sono diversi i casi di burocrati collocati ormai da lungo tempo sempre negli stessi settori chiave, pensata come strumento fondamentale per evitare incrostazioni e accumuli di potere, però la rotazione rischia di rivelarsi un tabù. Il pericolo è stato segnalato anche dal presidente nazionale dell'anticorruzione Raffaele Cantone, che nella relazione annuale al Parlamento ha ammonito sulle resistenze all'adozione della misura. In ogni caso, entro il 30 di settembre ciascun dirigente generale avrebbe dovuto provvedere, attraverso un decreto, all'assegnazione del dipendente o dirigente soggetto a rotazione alla nuova diversa unità operativa. Ciò non è avvenuto in molti casi. È vero, conferma l'avvocatessa Francesca Palumbo, da qualche mese responsabile del piano anticorruzione della regione. La maggior parte dei dipartimenti è in ritardo con questa procedura. Ora spero che il ritardo accumulato possa essere recuperato. Entro il 10 novembre, infatti, i dirigenti generali dovranno redigere un report di monitoraggio annuale del proprio dipartimento relativamente alla rotazione effettuata.